bilancio estremamente significativo, abbiamo portato in porto proprio il bilancio preventivo e adesso stiamo iniziando appunto una serie di attività. Lavori in corso, quindi ciò che abbiamo già attivato, innanzitutto l'inizio della sostituzione dei corpi illuminanti a LED nel comune. Abbiamo iniziato con Matassino e proseguiamo con Montalpero. L'illuminazione a LED sarà in questi anni completamente sostituita, con la sostituzione anche dei pali necessariamente da sostituire. La piazza Castelfranco è attesa da tanto e in gennaio adesso inizieremo i lavori. Il prossimo 7 di gennaio alle 18 convocheremo le attività produttive e tutti coloro che sono interessati alla piazza per dare la comunicazione dell'inizio dei lavori che costituiranno nella realizzazione dei sottoservizi, nella ripavimentazione del tratto centrale della piazza, nell'illuminazione a LED e nell'arredo urbano. Altra cosa importante a Pian di Scò, l'attivazione della gara che ha portato all'affidamento dell'intervento della S-Filarmonica finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli spogliatoi per il centro sportivo della Faellese, che appunto anch'essi sono andati a gara e già abbiamo la ditta e stiamo iniziando a espletare tutte le attività per poter procedere all'affidamento dei lavori. Il centro sportivo Il Sorriso di Enrico, centro sportivo e sociale, insomma, di attività per la popolazione a Vaggio, le tre priorità che sono in cantiere per quanto riguarda i tre centri principali del comune. Castelfranco di sopra con l'adeguamento e la ristrutturazione, la sistemazione dell'edificio dell'ex materna che appunto nella ipotesi progettuale avrà come destinazione un'attività di carattere turistico, associativo nel nostro comune. E Faella, la nuova rotonda in località della Fornace Fratiglielmi che darà a Faella un accesso al comune di particolare significato. Pian di Scò via Monamea, l'allargamento del tratto viario che ci collega con la zona industriale artigianale. Queste sono un po' le attività con cui vogliamo appunto augurare ai nostri cittadini un buon anno veramente di cuore.